per l'ennesima volta a commentare dei dati e dei numeri abbastanza impietosi nei confronti di questa giunta. Infatti a maggio sono uscite le statistiche per quanto riguarda la spesa degli stranieri, dei turisti stranieri nella nostra regione e purtroppo le statistiche di Banca d'Italia, direi ente alquanto autorevole, hanno evidenziato che l'Emilia-Romagna negli ultimi 5 anni ha perso ben 2 posizioni nella classifica appunto della spesa dei turisti stranieri in Italia. Siamo stati superati dalla Liguria e dalla Campania, mentre invece le altre regioni, quelle in cima alla classifica, mantengono e consolidano le loro posizioni. Siamo oltretutto nettamente inferiori come media di spesa dei turisti alla media nazionale, altro dato piuttosto penalizzante per una regione che fa vanto di avere il turismo ovviamente come asset fondamentale della propria economia. Questo ovviamente va in totale direzione contraria rispetto alla narrazione che sentiamo da questa giunta, la quale ovviamente tutti gli anni si fa vanto delle politiche adottate a livello turistico e appunto vanta risultati sempre ogni anno da record. Non ci sembra così, vorremmo capire dall'assessore Corsini quali sono innanzitutto un suo commento e quali sono le misure che intendono adottare, anche se manca poco a fine della legislatura, per riuscire a mettere mano a questa situazione e a risolvere questa situazione. Tutte le valutazioni espresse si basano prendendo come anno di riferimento il 2014, confrontandolo con il 2018. Il confronto puntuale tra 2 anni, seppure corretto, può risentire di effetti particolari, eventi particolari tipo condizioni climatiche e altro, che possono condurre anche a conclusioni errate o non complete dal punto di vista, diciamo, dell'analisi. Assessore Corsini, mi permetta di dire, dare la colpa al maltempo mi sembra piuttosto, insomma, dimostra che probabilmente siete un po' alla frutta, mi consenta l'espressione. Riguardo quello che è stato fatto da questa regione negli anni, l'abbiamo... No, avrei potuto dire piove governo ladro, ma l'ho risparmiato, quindi ho usato un'espressione più leggera. E per quanto riguarda, insomma, quello che ha fatto questa regione, lo sappiamo bene, l'abbiamo seguito, abbiamo fatto anche le osservazioni in ogni ambito che avete toccato per quanto riguarda il turismo. Mi permetta, mi consente anche la nota su APT, speriamo che spendano i fondi un po' meglio rispetto al passato, quando si sono sollevati, insomma, dei casi di dubbio utilizzo per quanto riguarda le forme di promo commercializzazione della nostra regione. E per quanto riguarda chiaramente gli ultimi provvedimenti di legge, non sapremo quale sarà l'esito. Ci auguriamo tutti ovviamente che aumentino il giro d'affari del nostro turismo. E parlo di giro d'affari perché purtroppo, assessore, quando parliamo di presenze e di arrivi parliamo 2 lingue diverse, perché ci si concentra molto in termini trionfalistici da parte di questa giunta, e lo si è sempre fatto negli anni senza mai guardare l'aspetto economico, sulle presenze e sugli arrivi in aumento tutti gli anni, ma poi dobbiamo chiederci cosa portano questi turisti, perché se in Emilia-Romagna, se sulla costa non puntiamo alla riqualificazione dell'offerta turistica, a una revisione del modello turistico offerto, per carità, l'ho sempre detto, non possiamo paragonarci a delle località di turismo d'élite, ma se attiriamo sostanzialmente un turismo che ha sempre meno soldi in tasca, non riqualifichiamo l'offerta, non gratifichiamo gli imprenditori, non riusciamo a poi sostenere la riqualificazione delle località turistiche, anzi aumentiamo i costi relativi poi alla gestione di questo turismo non qualitativamente adeguato a quello che potrebbe essere il potenziale della nostra regione, perché poi arrivano tanti turisti, benissimo, ma se non portano ricchezza si traducono in un costo, perché poi chiaramente questi turisti usano dei trasporti pubblici o meno, vengono con la macchina, magari inquinano, sicuramente il sistema fognario ne risente, sicuramente la gestione dei rifiuti ne risente, sono costi che poi vengono sostenuti dalla collettività. Quindi io vi invito nei prossimi mesi, invito poi chi ci sarà qua, di cambiare la comunicazione. Non parliamo solo di presenze e di arrivi, ma parliamo anche della qualità del turismo che attraiamo.